Buongiorno mamme, benvenute a questo nuovo video. Ormai appunto i video vengono fatti nei momenti di sonnellini di Atena. Bene, allora quest'oggi volevo parlarvi dei punti postpartum, quindi dei punti che vengono dati per eventuali lacerazioni da parto o per l'episiotomia che viene fatta sempre durante il parto. Allora, è sempre un po' un argomento delicato perché appunto le mamme sono sempre un po' restie a toccare e a medicare quella parte, però è fondamentale per poi non avere problematiche in seguito e soprattutto non avere dolore all'episiotomia anche dopo un anno dal parto. Quindi stateci dietro, lo so che è difficile, lo so che fa male, che è doloroso, però se avete partorito potete tranquillamente medicare in modo corretto i vostri punti. Allora, subito dopo il parto, purtroppo c'è sempre un po' di edema, quindi un po' di gonfiore, un po' di indolenzimento. Quindi quello che vi consiglio è già in sala parto, comunque in reparto, mettete del ghiaccio, chiedetelo, in reparto ce l'hanno, se no, portatevi appunto in valigia quei sacchettini che schiacciandoli appunto generano freddo. Quindi lo mettete a contatto, magari appunto avvolto in un lenzuolo, in una federa, a livello appunto dei punti. Questo vi consiglio di andare avanti almeno per 24-48 ore, ovviamente facendo delle pause, però vedrete che il sollievo è veramente tanto. In seguito, che cosa possiamo fare per questi punti? Allora, il consiglio è quello di utilizzare degli assorbenti di cotone, quindi il meno allergizzanti possibili per quella parte. Ma soprattutto quello di sciacquarvi con l'acqua fresca il più frequentemente possibile. Quindi anche semplicemente se andate in bagno per fare pipì, una bella sciacquata con l'acqua fresca vedrete che vi rigenera. Io personalmente mi sono trovata molto bene, soprattutto i primi giorni dopo il parto, per quei due punti che avevo, con il microlene, che è un prodotto che a volte anche appunto negli ospedali viene dato, che è a base di aloe vera e vitamina E. Il trucco e il beneficio del microlene è che non dovete toccare niente perché è a spray. Quindi semplicemente. Un altro prodotto che io consiglio e che io stessa ho utilizzato è l'arnica in polvere della Veleda. Questa la potete utilizzare magari prima di andare a letto, quindi prima di coricarvi o sul bidet o sul letto, ne applicate un pochettino come se fosse del semplice borotalco, perché alla fine la sostanza appunto è quella, solo che è arnica. Quindi farete la prima settimana così, anche perché le perdite saranno abbastanza cospicue. Tenete presente che le perdite di sangue normalmente la prima settimana sono abbondanti come una mestruazione, poi via via vanno a scalare, però generalmente un 3 settimane, anche un mese a volte durano, ovviamente non come un flusso mestruale, però va via via scalando. Una volta che le perdite diminuiscono, vi consiglio di applicare un prodotto che è l'unico attualmente in commercio, che è l'Epinorm. È stato fatto apposta per l'episiotomia, da qui il nome Epinorm. Per cui lo applicate sulla mano, sul dito, e lo applicate direttamente sui punti o comunque all'interno, diciamo a livello vaginale. Questo vi darà un grande beneficio, per cui cercate di portare pazienza almeno una settimana, che è il tempo di applicazione, e poi vedrete che andrà meglio. Se dopo appunto tutto ciò avete ancora fastidio, avete ancora punti, sentite ancora magari un po' di dolore, allora magari è il caso di rivolgervi al vostro ginecologo, già che siete dietro magari a fare la visita postpartum dei 40 giorni. I punti, come appunto accennavo, si sciolgono da soli, quindi non vanno rimossi. Portate pazienza perché anche lì ci vogliono almeno 2-3 settimane, quindi giusto il tempo di finire le medicazioni vedrete che i punti vanno via. Ultimo, ma non meno importante, il consiglio è quello di utilizzare, vabbè, un detergente non per forza disinfettante, per cui non andate a prendere magari gli antibatterici che possono essere anche aggressivi e che possono bruciare, ma anche un sapone neutro normalissimo o dell'amido di riso. A volte alcune mie pazienti l'hanno utilizzato con beneficio, per cui va benissimo un detergente neutro.
E se avete forte bruciore durante la mensione sui punti, quello che consiglio è di fare semplicemente pipì nel bidet, quindi con il getto dell'acqua fresca che va direttamente a livello vaginale. In questo modo non avrete appunto alcun tipo di bruciore. Bene, per questo è tutto. Ritorno alla mia piccola che si sta svegliando. E vi ricordo di seguirmi sempre sui miei canali social, di lasciare un commento, di farmi qualsiasi tipo di domanda e ci vediamo al prossimo video.